Ma tu dimmi, no? Cioè, come facciamo a rispettare 2 metri? Un metro e mezzo. Un metro? Quanto sarebbe un metro? Non è possibile, cioè, guarda. Ma come faccio? Già l'ho superato. Sì, però. Vabbè, io l'intro la faccio da qua. Vabbè, tutto, ma così, però. Noi vogliamo fare, ma così non si può fare niente, cioè, non si può lavorare. Yes. Ma, un metro dovreste stare così. Così. Ah, quindi. Tira su. Quindi. Tu non ci sei. Ok. Okay. Bentornati sul nostro canale. Bentornati sul canale di Rolling. Ciao. Una formazione leggermente differente, leggermente spostata per via delle misure di sicurezza che comunque continuiamo a mantenere. Siamo tornati dopo i 2 mesi che hanno sospeso tutto il mondo per questa terribile pandemia che ci ha distrutto un po' tutti quanti. Però ci stiamo attrezzando anche qui, vedete, manteniamo le distanze di sicurezza e le mascherine. Sauro sta un po' scomodo. Sì, sto un po' stretto perché secondo me così dovrebbe essere dritto. Però io voglio essere in inquadratura con voi per salutarvi. Ciao. Uno davanti e uno dietro, ma visto che siamo un po' in difficoltà, vi diciamo che cosa facciamo. Esatto, siamo qui per portarvi il tutorial di un gioco molto molto atteso nei primi del mese ed è... Azul Summer Pavilion. Azul Summer Pavilion, eccolo qua. Non potevamo farcelo scappare, abbiamo subito preso la palla al balzo e ci siamo messi all'opera per aprirlo, boxingarlo e portarvi il tutorial. Ve lo presentiamo subito, vi facciamo vedere come si gioca, cosa c'è all'interno e vi ricordiamo che questo è un gioco portato in Italia dalla Genos Games, un gioco da 2 a 4 giocatori della durata di 30-45 minuti. Non induciamo oltre, così Sauro può rimettersi in una forma abbastanza normale. E via il tutorial. Andiamo subito ad aprire questa scatola coloratissima. Ok. Regolamento come ogni Azul, un solo foglio piegato in 3 parti. Plancia e 4 planche, i rosoni centrali. Oh, vediamo, tessere mosaico arancioni, tessere mosaico blu, tessere mosaico verdi, sacchettino per contenere le tessere mosaico verde questa volta, l'etichetta trasparente da attaccare sul fondo della torre e la torre con, vediamo, mosaico rosso, mosaico color panna giallo e mosaico viola. Poi abbiamo il segnalino primo giocatore e i 4 segnalini in legno. Ogni giocatore sceglie una plancia di un determinato colore e la piazza di fronte a sé con il lato delle stelle colorato verso l'alto. Disponete le tessere vassoio in cerchio attorno al centro del tavolo. In una partita a 2 giocatori collocate 5 tessere vassoio. In una partita a 3 giocatori collocate 7 tessere vassoio. In una partita a 4 giocatori collocate 9 tessere vassoio. Posizionate la plancia punteggio accanto alle tessere vassoio. Posizionate poi il segnalino round nella casella 1 della plancia punteggio. Il segnalino indicherà non solo il round in corso, ma anche il colore jolly per quel round. Ciascun giocatore prende i segnapunti del proprio colore e li posiziona sul valore 5 della plancia punteggio. Riempite il sacchetto con le 132 piastrelle e estraetene 10 in modo casuale e posizionatele nella casella scorta presente al centro della plancia punteggio. Riempite ogni tessera vassoio con esattamente 4 piastrelle, anche se pescate casualmente dal sacchetto. Posizionate il segnalino primo giocatore al centro del tavolo. Tenete i gettoni punteggio da parte, questi verranno usati durante il calcolo dei punti. La durata della partita è di 6 round e chi ha più punti a fine partita è il vincitore. Ogni round è suddiviso nelle seguenti fasi. Fase 1, prendere le piastrelle. Fase 2, giocare le piastrelle per guadagnare punti. Fase 3, prepararsi al round successivo. Durante il vostro turno dovete prendere piastrelle, per farlo avete 2 opzioni.
La prima prende tutte le piastrelle dello stesso colore, che non sia il colore jolly, da qualsiasi tessera vassoio e posizionarle a fianco alla vostra plancia giocatori. Spostate poi le rimanenti tessere di altri colori al centro del tavolo. Se vi sono una o più piastrelle del colore jolly sulla tessera vassoio scelta, dovete anche prendere esattamente una di quelle piastrelle jolly. In questo caso invece andremo a prendere le tessere arancioni, una tessera jolly viola e l'altra tessera andrà al centro del tavolo. Prendere tutte le piastrelle di un colore che non sia il colore jolly dal centro del tavolo e posizionarle accanto alla vostra plancia giocatore. Se vi sono una o più piastrelle di colore jolly al centro del tavolo, dovete anche qui prendere esattamente una piastrella di quel colore. Se siete il primo giocatore a prendere le tessere al centro del tavolo, prenderete anche il segnalino primo giocatore. Spostate quindi il vostro punteggio indietro di un numero di punti pari alle piastrelle che avete preso. Se il vostro segnapunti si trova già sulla casella 1, potete anche prendere le piastrelle al centro del tavolo senza penalità. Fase 2, giocare dei piastrelle e guadagnare punti. Il primo giocatore inizia la fase e a turno, proseguendo in senso orario, quando è il vostro turno, controllate il numero corretto di piastrelle che avete e posizionate sulla vostra plancia una e una sola tessera mosaico. In questo caso abbiamo 4 tessere rosse, possibile piazzare le tessere da 1, una su 1, tenere le altre 3 e nel turno successivo piazzare una da 3. Le piastrelle possono essere posizionate solamente nelle caselle a forma di rombo presenti sulla vostra plancia, non sulle colonne, non sulle finestre e non sulle statue. Per la stella presente al centro della plancia giocatore non vi sono limitazioni su dove ciascun colore deve essere posizionato, ma tutte le 6 caselle devono essere di colori differenti una volta messe le piastrelle. Come utilizzare, come nel primo turno, la tessera jolly? È possibile abbinare a un colore un qualsiasi numero di tessere jolly per arrivare alla quantità necessaria per coprire la tessera sulla plancia vuota. Per esempio, in questo caso copriremo la tessera numero 3 della plancia. Per ciascuna piastrella posizionata sulla vostra plancia giocatore ricevete un punto. Se posizionate la piastrella vicino ad altre piastrelle connesse, riceverete un punto per ciascuna di quelle piastrelle. Esempio, vado a piazzare la tessera arancione sullo spazio 3, riceverò 3 punti per le 3 piastrelle connesse. Durante la partita viene assegnato un bonus addizionale in forma di piastrelle da prendere dalle caselle di scorta sulla plancia punteggio. Questi bonus vengono assegnati quando viene messa la quarta tessera intorno alla statua. In questo caso verranno prese dalla plancia punteggio 2 tessere bonus. Quando verranno messe 4 tessere intorno alla casella colonna, sarà possibile prendere dalla plancia punteggio una tessera bonus. Quando metterete 2 piastrelle adiacenti ad una finestra, in questo caso le piastrelle bonus da prendere dalla plancia punteggio saranno 3. Se nel vostro turno non desiderate o non potete posizionare piastrelle, dovete passare. Potete però scegliere fino a 4 piastrelle da posizionare agli angoli della vostra plancia. Questo posizionamento di tessere non darà punti. Tutte le piastrelle rimanenti che non possono essere posizionate ai 4 angoli della vostra plancia verranno messe nella torre. Per ogni piastrella messa nella torre perderete un punto vittoria. Prima che il turno passi al giocatore successivo, riempite le caselle di scorta vuote con altre piastrelle pescate dal sacchetto. Fase 3, preparazione al round successivo. Questo compito spetta al primo giocatore. Avanzate il segnalino round di 1, riempite nuovamente le tessere con 4 piastrelle ciascuno. Se il sacchetto risulterà vuoto, riempite il sacchetto con le piastrelle presenti nella torre. Riposizionate la tessera primo giocatore al centro del tavolo. Ora i giocatori possono spostare le piastrelle che eventualmente hanno sugli angoli sul lato della loro plancia. La partita termina dopo il sesto round. A questo punto si assegna ad ogni giocatore i punti obiettivi. Sulla destra della plancia punteggio è possibile vedere i punteggi bonus. Completando la stella centrale multicolore si avranno 12 punti bonus, completando la stella rossa 14, la blu 15, la gialla 16, 17 e così via. Se tutte le tessere di pallone 1 vengono posizionate, 4 punti bonus. Se avete posizionato tutte le caselle di valore 2, 8 punti, per il valore 3, 12 e per il valore 4, 16.
Dopo il round finale, se avete ancora piastrelle sugli angoli della vostra plancia, scartatele e perdete un punto per ogni piastrella. Il giocatore col maggior numero di punti è il vincitore. In caso di parità, i giocatori condividono la vittoria. Tutorial finito e mettiamo qualche conclusione finale. Tu che ne pensi del gioco, Gianlu? Allora, è difficile parlare. Allora, che dire? Il gioco a me personalmente è piaciuto molto. Rimane sempre il concetto super e mega iper colorato di Azul. Hanno trovato una nuova forma per creare queste coreografie belle e così caratteristiche e una meccanica di base, quindi il classico prendi e posiziona, però leggermente diverso il seguito, quindi il modo di fare punti e la strategia a livello strategico è leggermente differente dagli altri due. Unica pecca che noi ci teniamo a dire è che, cavoli, quando è stato pensato quel gioco, creare quei segnapunti, al di là che è scomodo che sulla plancia si contano male all'inizio quando si fanno quei pochi punti iniziali, si ha il problema che i quattro colori sono molto simili tra loro. Sì, marroncino, grigio, nero e bianco sono molto simili, molto confondibili. Non ho scoperto il motivo di questa scelta, ma è davvero scomoda. Nelle prime 5 partite è stata tutte e 5 volte scomoda. Diciamo che è il pelo nell'uovo che vogliamo magari andare a trovare. Forse dei per quello. È una meccanica intermedia, secondo me il secondo è un po' più difficile. È una meccanica intermedia che comunque rimane leggera. 40 esatto. Minuti una partita è durata, sì. Tutti e due partite. Quindi è una meccanica che comunque ti tiene bene al tavolo, ti tiene. Noi lo consigliamo. E quindi vi ricordiamo come al solito di mettere un like se il video vi è piaciuto, di condividere il video, commentarlo qui sotto e se non siete iscritti iscrivetevi e se siete iscritti o non vi siete iscritti vi iscriverete, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. E ricordatevi, siamo rimasti distanti ieri, non abbiamo giocato più, per riabbracciarci oggi e giocare più di prima. If we sail a little bit higher. E quindi ce la faremo! Vabbè, scusate.